Serena Guidoni per Popcorn da Tiffany, The Bling Ring di Sofia Coppola. Film d'apertura della sezione Ansette Regard al Festival di Cannes 2013, The Bling Ring di Sofia Coppola è una pellicola che gioca assolutamente sull'ostentazione della moda e la trasgressione dei giovani americani partendo da un fatto realmente accaduto. Infatti nel 2009 un gruppo di ragazzi spinto ovviamente da un'oggettiva ossessione per la moda, ma soprattutto da esigenze trasgressive che ovviamente travali i limiti umani, svaligia le case delle star di Los Angeles rubando milioni di dollari in gioielli e vestiti alle celebrità di Hollywood e non solo, come Paris Hilton, Orlando Bloom e Lindsay Lohan. Una giornalista di Vanity Fair, Nancy Josal, una volta raccolta e documentata questa storia, decide proprio di redigerne un pezzo che poi è diventato il motore principale che ha spinto Sofia Coppola a parlare di questa generazione di gioventù americana più che bruciata, definirei assolutamente carbonizzata. Il film è una sequenza infinita di marche d'abbigliamento, occhiali, scarpe che sono collocate all'interno di queste case lussuosissime nei boulevard di Hollywood, e diciamo che questi giovani riescono a trafugare in maniera alquanto anche abbastanza semplice, perché riescono ad introdursi in queste case in maniera assolutamente facile, furtivamente facile. La Coppola riesce a catturare l'attenzione, ma solo nella prima parte del film, perché siamo curiosi di vedere come questi ragazzi entrano nelle case, le svaligiano, eccetera. Però il problema fondamentale è che è una reiterazione infinita sempre della stessa scena, dei ragazzi che entrano nella casa, guardano che cosa hanno di fronte, quindi tutti i gioielli e i vestiti, e ovviamente se li provano, li indossano, cercano di come dire, riproporre lo stile di vita della persona che abita in quella casa, ma diciamo la scena è sempre assolutamente la stessa, non cambia praticamente mai. Quindi la Coppola non ha trovato un'intuizione, soprattutto dal punto di vista registico, per fare in modo che le diverse situazioni potessero in qualche modo essere diversificate fra loro. Il film esce il 26 settembre, distribuito dalla Key Red, e vedremo insomma come verrà accolto dal pubblico italiano.